Buongiorno e benvenuti di nuovo a tutti qui sul mio canale A Parisi in Cucina o bentornati. Come avete visto dal titolo, oggi è un video diverso dagli altri perché è un unboxing. Per chi non lo sapesse, perché non lo sapevo neanche io fino a poco tempo fa, è una rottura delle scatole. No, non è quella che credete voi, ma si rompono proprio le scatole perché ho ordinato alcune cose che mi servivano per la cucina, un po' perché ne avevo proprio bisogno, mi mancavano, e un po' perché alcune cose hanno raggiunto il loro limite di età e quindi c'era bisogno di cambiarle. Non sono tantissime cose, qualche cosa che già ho preso in precedenza e ho preso qualche cosa in più di misura che mi serviva. Insomma, adesso le vediamo insieme, ok? Arriva subito. Cominciamo subito col primo pacchetto, che è questo qua. Eccola qui. Allora, questa non è altro che una teglia d'alluminio che ho visto poi da un'altra ragazza che ogni tanto vedo i suoi video, la sto seguendo, è molto brava, Mami Mary, se non vado errato. Mi serviva a me una teglia che fosse così alta per fare i pan di spagna o comunque per fare delle torte soffici oppure una chiffon cake, eccetera. Ho visto che poi il prezzo era molto interessante perché stiamo intorno ai 10-12 euro. Però per tutto questo vi lascio il link in descrizione sotto, E quindi era uno stampo appunto che avevo bisogno e l'ho comprato ed eccolo qua. Molto carino. È in acciaio, sì, in acciaio, perdona, alluminio satinato. Si vede? Molto utile, questa è una cosa che mi serviva proprio. Allora, io so quello che ho comprato, però voi mi dovete dire perché Amazon fa delle scatole così. Non ho comprato niente di così grosso. Guardate, guarda come va a finire. Tutta sta scatola per questa. Io non vorrei dire nulla, però una scatola del genere solo per questa. Possibile non ce n'era una un po' più piccola. Vabbè, lasciamo perdere. Anche perché sprecavo un sacco di carta per nulla, no? Questa è la pentola Agnelli. Eccola qua. Che l'avete vista già, che io l'ho utilizzata sulle ricette, soprattutto i primi piatti, quelli romani. Ho preso questa che è da 34 perché intanto finalmente cominciamo a rivederci un po' con i parenti e con gli amici, quindi quando capiterà la prossima occasione, se devo fare un primo piatto, chiaramente quella non mi bastava e ho bisogno di una cosa più grande come questa. La seconda cosa, ho sempre avuto pentole antiaderenti, però poi con l'uso e con il tempo, lo sapete, si graffiano, il teflon comincia a staccarsi e non è chiaramente igienico e soprattutto non è salutare. E siccome la maggior parte delle attrezzature che vengono utilizzate nelle cucine professionali, anche se questa è semi-professionale, utilizzano quelle in alluminio, ho voluto provarla con quella da 28 che avete già visto. E devo dire che va benissimo, a me piace molto come cucina, come cuoce e tutto quanto. Avete visto, anche senza grasso, senza mettere nulla, poi lavandola la padella rimane intatta e neutra. E quindi ho voluto continuare a prendere questo tipo anche perché avendo il manico in acciaio ed è tubolare, se dovessi poi ripassare quello che c'è qui dentro anche in forno, lo posso fare tranquillamente. Io poi ce n'ho un'altra che ha il manico che si stacca, si svita da questa parte e si può utilizzare chiaramente solo questo, però visto che non tutte ce l'hanno questo attrezzo, ho ripiegato su quest'altro tipo che, ripeto, mi ci sono trovato veramente molto molto bene. Tiro da 22, eccola qui, più piccolina come vedete, anche perché quella che avevo è oramai andata, è proprio da buttare, perché avevo bisogno di una più piccolina, diciamo più bisogno per me a livello personale che non per i video, poi non si sa, magari mi servirà per qualcos'altro, adesso vedremo. E ci siamo con l'ultimo pacchetto. Qualcuno dirà, ma perché stai a aprire i pacchi in cucina? È perché si chiama Paris in cucina, se apri un salotto si chiama Paris in salotto. Battutona. Ok, vabbè, c'è una cosa molto semplice. Ho comprato la paletta quella più grande, il leccapentole, perché quella che avevo più piccola, per l'amor di Dio, mi è utile e la continuerò anche ad usare, però ha un piccolo difetto. Il difetto qual è? È questo.
questo si stacca. Non solo, ma ogni volta che lo uso, qua dentro mi vanno a finire i residui e non è igienico e non è neanche giusto. Quindi la utilizzerò quando ho da fare delle cose molto più piccole, però chiaramente limiterò l'uso. Anche di questa vi lascio il link in descrizione, tutto quanto. Una cosa invece di cui avevo veramente esigenza è questa, una nuova bilancia. Perché quella che avete visto che io sto usando ha il bicchiere, che va benissimo per pesare la pasta, la farina, eccetera. Però se devo pesare parte dell'impasto, come avete già visto in alcune ricette, non mi è comoda e quindi ho voluto prendere un'altra cosa. Ho preso questa che pesa fino a 5 kg, eccola qui. Tra parentesi, ha anche il display illuminato, cosa che quell'altra non ha, e a volte mi capitava di non leggere bene le cifre. Tra parentesi, poi qui uno lo può pesare in once, libbre, ma non ce ne frega niente, ci interessano soltanto i chili e i grammi. E comunque, ecco, insomma, l'ho presa questa perché appunto ha la base piatta e quindi se devo anche pesare un impasto, come mi è successo appunto in passato, eccetera, con questa è molto comoda. Ve la faccio vedere aperta. Eccola qui. È molto carina. Poi questo in realtà è il filtro, il film di protezione va tolto, chiaramente, però rimane con tutto acciaio satinato. È molto sottile, leggerissima. Poi tra parentesi, questa ha le pile mini stilo, mentre quell'altra aveva le pile a bottone, quindi era un po' difficile pure andarla a trovare o comunque non ce l'avevano tutte. E poi insomma mi serviva una cosa così. Prima ci mettevano quelli piccoli, ora ci hanno messo quelli grandi. Va bene, come avete visto è un video molto corto, sono poche cose che ho preso, però erano delle cose che mi servivano. Me ne servirebbero anche altre, ma siamo in un momento un po' di ristrettezze, quindi è giusto fare attenzione. Anche perché vorrei specificare, chi mi conosce lo sa, insomma, anche perché in questo momento il mio canale è un po' piccolino. Però è tutta roba che ho comprato per conto mio, non c'è stato niente di regalato. Oddio, poi se c'è qualche azienda che nella sua magnanimità mi vuole mandare attrezzature gratis, io non dico di no, ebbene accette. Grazie della vostra visione e ci vediamo al prossimo video.